questa giornata è una giornata veramente particolare. Incontrarci tutti insieme, vedere i discenti, vedere l'entusiasmo, sentirlo, è stata veramente una grandissima gioia per tutta l'equipe di Accademia del Paziente Esperto Eupati. Beh, credo che oggi il ruolo del paziente sia innegabilmente fondamentale per tutto il sistema. E come farmindustria in particolare, credo che abbiamo due grandi motivi per collaborare. Il primo è sensibilizzare sia l'opinione pubblica che le istituzioni, nel rispetto dei ruoli reciproci, dell'importanza di conoscere a fondo la malattia e soprattutto di ascoltare la voce dei pazienti. Il paziente esperto Eupati negli anni è diventato una figura sempre più rilevante all'interno dei processi di farmaceconomia e outcome research. Ormai la figura del paziente è presente in tutti i processi regolatori, è presente in tutta la parte scientifica che riguarda anche semplicemente la costo efficacia di un farmaco e di una tecnologia sanitaria. Il paziente esperto deve avere le conoscenze anche scientifiche ed esprimere quindi un parere che sia fondato anche su principi di metodologia della scienza sufficientemente solidi. È stato un corso interessantissimo. Io sono il papà di un bambino di 5 anni affetto da una malattia genetica rarissima. Questo corso per noi sarà importantissimo perché ovviamente ci siamo trovati catapultati in un ambiente che non conosciamo, non conoscevamo niente riguardo alle malattie genetiche rare. Adesso che abbiamo tutte queste nozioni, sicuramente saremo in grado di valutare meglio su quali progetti di ricerca orientarci ed essere anche di supporto possibilmente ai ricercatori. Dobbiamo farci forza di questa fondamentale conoscenza acquisita e andare avanti e portare il valore del paziente esperto all'interno di tutte le possibili opportunità che abbiamo.